detriti della modernità che si fondono in organismi immaginari, shock visivi e sensoriali organizzati in cui lo sfacelo del presente si armonizza con sogni di pace. Alla collezione Maramotti esplode l'immaginario del duo di artisti svizzeri Lutz e Guggisberg, alla loro prima personale in un'istituzione italiana. There's a lot of the relation between nature and culture. It's about reusing materials, reusing ideas, working with the sediments of society and of the sediments of our work. Il giardino, questo il titolo della mostra, rende gli spazi della collezione Maramotti un ambiente esperienziale, quasi drammaturgico, fatto di foto ridipinte, accumulazioni scultoree e murali, in aperto rapporto con la luce e i colori della natura all'esterno. What you see is actually like a breccia of civilization, especially on the photographs, but also in the sculptures. And there is a relationship between ugliness and beauty. These paintings have been developed in 3-4 months. So it's also a bit processing that we develop one after the other or several at the same time. And then we started with this as the first step and knew that we want to react with found objects from the storage from here and some from our storage at home to create a rhythm for the audience. We love to work with things that already exist because we think this is a macro cultural situation for any artist nowadays. So the subject of a completely new invention is something very difficult, I think. And we just played our three-dimensional game with the materials that we found. Con un approccio aperto e anarchico alla pratica artistica, il duo di Zurigo trae ispirazione da ogni branca della conoscenza umana, dalla letteratura alle scienze naturali. Lavora con la scultura, l'installazione, la pittura, la performance e il video, realizzando micro e macro cosmi che dal 2002 hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo, dalla Triennale di Guangzhou in Cina all'Anna Helwin Gallery di Los Angeles. Organizzata nell'ambito del Festival della Fotografia Europea 2018 dal titolo Rivoluzioni, la mostra di Reggio Emilia propone 23 scatti di Lutz e Guggisberg ibridati da interventi pittorici. Un modo per interrogarci sulle possibilità del visibile, tra realtà e speranze, fantasie e sensazioni oggettualizzate. The photography is a kind of an objective reality, a reality that can be seen by everyone, and we consider this as a playground where a new story is starting. We think a natural way nowadays for an artist is to rearrange things and to let chance or accident play an important role in that. And that's why the moment of playfulness is so important. I loro titoli forniscono un ulteriore livello di interpretazione. A volte sono più evocativi, come per Orlando Furioso, Dopo il letargo e Favola nel bosco. A volte più descrittivi, come Tamagotchi molto putrefatti, Luogo di culto di Cocci e Listello senza fine. Eppure non si tratta di oggetti da riconoscere con gli occhi della realtà, ma chiavi di lettura per interpretarla. Una nuova natura è possibile anche in questa realtà postmoderna, o forse primordiale, in cui l'uomo è assente e rompe rigogliosa, sgargiante, vitale, anche quando germoglia dalla spazzatura.
Quello che Lutz e Gugisberg instaurano con lo spettatore è un rapporto basato sulla percezione e il paradosso. Tra riflessioni e trompe-l'œil emerge un'analisi del mondo che a volte rivela associazioni e a volte critica. Every apocalyptic situation will always be a starting point for something new. Our aim or our dream would be to open people's eyes also for the not so beautiful things, also for the not so shiny things, also for the waste. And we do this also out of an ethical way of feeling and thinking. I guess art is also a projection space for everybody.